Sua Eccellenza, lei ha fatto riferimento alle risorse di Taranto e quindi il pensiero al mare, alla risorsa turismo, al patrimonio archeologico, alla cultura, alla storia di Taranto. Io ho una posizione mia, un mio modo di vedere, dico che quando si è fatta la scelta dell'Ilva, dell'Italsider, allora forse il territorio è stato violentato nella sua essenza, ma al di là di questo io dico abbiamo dei doni che Madre Natura ci ha dato e che dobbiamo sfruttare, dobbiamo valorizzare. In altre parti d'Italia sanno valorizzare anche la minima pietra, tra virgolette, che evoca eventi storici, ed è giusto ed è sacrosanto che lo facciano. Dovremmo fare anche noi lo stesso, perché avere quelle ricchezze e poi non sfruttarle appieno è davvero un peccato, uno spreco, un calcio alla grazia di Dio, dovremmo dire. Certamente, le risorse vanno pienamente sviluppate e vanno messe in evidenza, e soprattutto nel livello educativo, con i bambini, con i ragazzi, deve essere fatta presente la ricchezza sia culturale dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista geografico dei diversi aspetti della nostra terra. Quindi è indispensabile una valorizzazione, per esempio, dell'agricoltura. È indispensabile una valorizzazione del piccolo e medio artigianato e del turismo e del mare con tutte le sue risorse. Qui noi abbiamo fatto il giubileo dei marittimi, dei marinai, tutti insomma, ed è stata una cosa bellissima a livello di partecipazione. Appena si dà un segnale c'è una risposta positiva, quindi intercettare queste realtà qui e farle diventare protagoniste della vita sociale, della vita pubblica. Ancora una ricchezza molto, molto, molto valida, molto importante, è qualche segnale nella nostra città vecchia, di qualche esercizio in più che comincia ad apparire timidamente, e poi ancora delle capacità, dei talenti a livello musicale, a livello artistico, che devono essere sviluppati. E poi dopo, diciamo, bisognerà pure affrontare, speriamo che sia la volta buona, il grosso problema del siderurgico, perché lì una soluzione bisogna darla, perché secondo me non si può stare nel vai, non vai, chiudi, apri, non chiudi, eccetera, eccetera. Però il criterio è importante, il criterio che non si continui a vivere della monocultura.